sono letto la notizia. Io posso dire che invece non sono d'accordo a queste commissioni d'inchiesta, non sono d'accordo perché ritengo che il Parlamento possa lavorare su altre cose che servono maggiormente ai cittadini, lo dico perché il Parlamento in realtà sta lavorando e tanto, a prescindere poi dalle scelte legittime dell'opposizione di fare ostruzionismo o altre cose che rimangono. Però lei dice ci sarebbe altro di cui occuparsi. Ma sta lavorando, adesso ci sono in aula con il decreto sisma, poi ci arriva il decreto scuola, poi c'è il decreto fiscale, poi c'è la legge di bilancio. Cioè, se noi facciamo passare i parlamentari, ma lo dico perché mi occupo dei rapporti col Parlamento e vedo gli equilibri, ma anche la passione e la capacità di una maggioranza che non viene descritta per quello che è, perché molto probabilmente, giustamente, voi date spazio a ciò che è notizia, ma non, infatti non è una responsabilità vostra, è giusto, ma mentre appunto noi discutiamo di queste cose, c'è invece chi sta cercando di portare a casa un provvedimento che porti delle misure efficaci. No, siccome lei dice che però è giusto che noi facciamo il nostro mestiere, sì, certo. Una domanda gliela devo fare. Tra le cose che ho letto a proposito di questi finanzieri che cercano dai finanziatori di Open varie cose, vari documenti, si cercherebbero anche delle ricevute, che sarebbero delle ricevute per dei rimborsi e sarebbero stati dati ai parlamentari del Partito Democratico. Ma lei ne ha rimborsi dati da Open? Lei ne ha notizia? Non ho notizia. Per capire, le dico la verità, non ho notizia assolutamente di nulla. E qua, di tutto questo sono una parlamentare del Partito Democratico. Lei chiede se è fatto di questa vicenda? Ci sono anche questioni di carte di credito messe a disposizione. Non avevo neanche, non so niente neanche di carte di credito, non so niente neanche di carte di credito. Ma siccome è a Malpensa, ma ve lo dico, quindi prego che